Voglio subito mostrarvi, prima di andare lì in diretta, queste immagini. Spiavano i personaggi famosi del calcio, dello spettacolo, poi entravano nelle loro abitazioni e cosa facevano? Li derubavano. Approfittavano di che cosa? Del fatto che controllavano sui social se i personaggi in questione erano o meno in quel momento in casa o erano in viaggio e quindi, come vedete, questa era la tecnica. Ladri acrobati, uno faceva il palo, gli altri si arrampicavano e svaligiavano l'appartamento. Erano in quattro, vittime famose, Diletta Leotta, calciatori, influencer. Allora, Luca Forlani è pronto a raccontarci tutto questo, è venuto a Milano. Prima guardate questo documento. Personaggi famosi, ammirati, di successo, appartamenti lussuosi, tutto postato sui social senza sapere che dei ladri stavano studiando ogni loro mossa per poi svaligiare i loro appartamenti. Una banda di ladri acrobati, vittime illustri tra cui Diletta Leotta, il calciatore dell'Inter Hakimi e l'influencer Eleonora Incardona. A tradire la banda, le telecamere di videosorveglianza di un esercizio commerciale a poca distanza da un appartamento svaligiato, uno degli ultimi colpi messi a segno dal gruppo di ladri. Milano, pieno centro, due passi dal Castello Sforzesco, 12 dicembre 2020, sono le 19:15. Vestiti eleganti, per non dare nell'occhio, passeggiano lungo la via. Poi uno dei due, con uno scatto, si arrampica con estrema agilità sulla facciata del palazzo. Prima sale sulla finestra, poi sul balcone al primo piano. Entra in casa e apre due complici. Un altro resta fuori a fare da palo. Le vittime certamente le studiavano, hanno acquisito le informazioni direttamente dai social. Sospettiamo questo gruppo di essere autore di altri furti importanti in abitazioni di personaggi noti. Ogni furto negli appartamenti di lusso fruttava alla banda decine di migliaia di euro. Le perquisizioni hanno consentito di rinvenire molta rifurtiva, sia orologi di valore, borse firmate e capi di abbigliamento griffati. Tre di loro sono stati arrestati martedì, il quarto era già finito in manette due settimane fa a Vicenza, dopo l'ennesimo colpo. Allora, guardate subito questa immagine, perché da questa immagine noi capiamo di cosa stiamo parlando, cioè della refurtiva. Guardate, qui ci sono valigie firmate, zaini firmati, orologi preziosi, insomma tutto quello che era stato portato via dalle case di questi personaggi, gioielli, oggetti di valore. Luca Forlani, allora, come si è arrivati a questa svolta, a prendere questa banda, quattro persone, tra cui anche una minorenne? È così, Alberto, fondamentale sono state le indagini della squadra mobile di Milano, che hanno permesso appunto di individuare e di arrestare i quattro malviventi, e anche proprio le immagini della telecamera di videosorveglianza che riguardano uno degli ultimi colpi messi a segno dalla banda il 12 dicembre scorso. Personaggi molto famosi, Diletta Leotta, l'influencer Francesca Eleonora Incardona, che venivano praticamente spiati attraverso i social. Si cercava di capire, di risalire a come era fatto l'appartamento, dove si trovava, in quale zona, qual era l'edificio e a quale piano. E uno dei quattro era veramente un acrobata, perché riusciva a salire anche di molti piani, aggrappandosi a finestre, cornicioni e balconi. Poi c'erano i due complici pronti sul pianerottolo, lui apriva la porta dell'appartamento, entravano, e invece il quarto che faceva da palo. Quindi veramente un meccanismo ben congegnato che ha permesso di rubare oggetti preziosi, molti soldi in contanti, e una parte della refurtiva è stata trovata, appunto gioielli, vestiti firmati, e proprio nei prossimi giorni attesa in questura Diletta Leotta, perché sembrerebbe che sono stati trovati anche degli orologi che le sono stati rubati durante il furto del giugno scorso nel suo appartamento. E la capacità veramente di questi acrobati era quella di salire anche di moltissimi piani, anche nella zona, per esempio, Alberto, di Porta Nuova, Corso Como, dove ci sono dei veri e propri grattacieli. Di arrampicarsi, quindi bisogna fare molta attenzione anche quando si condividono informazioni sugli spostamenti, soprattutto di personaggi famosi. Grazie, Luca.